In studio, Presidente, parlavano dell'arbitraggio. È inevitabile non partire da qui questa sera perché purtroppo gli episodi ci vedono uscire dal campo sconfitti a fronte anche di una buona prestazione. Incredibile, insomma, io sono abituato a mettermi in discussione perché probabilmente, insomma, io avrò sbagliato qualcosa nel rapporto che ho con la classe arbitrale, con le varie componenti, cioè mi sembra di no, abbiamo sempre cercato di essere più rispettosi, oltre al fatto che io magari in tribuna mi agito e so che a qualcuno dà fastidio anche quello, cioè, e ora io se non mi devo agitare rispondo a certe situazioni, certi episodi, ora io non mi voglio mettere qui a fare l'elenco degli episodi, diciamo, è stucchevole quando un presidente, un dirigente fa la lista oppure fanno gli articoli sui giornali in cui elencano le gare una dopo l'altra in cui hanno avuto episodi inequivocabilmente penalizzanti, e qui si sta parlando di una serata che sembra un film dell'orrore, perché è incredibile poi anche in presenza di un arbitro molto bravo, perché io lo conosco, fra i più bravi della categoria, io a un certo punto gli ho fatto anche complimenti evidenziando durante la gara la prestazione proprio, scusate il termine, ridicola degli assistenti, perché poi hanno fatto degli errori gli assistenti, non solo ovviamente quello sul rigore concesso con un'espulsione che era ovviamente fuori gioco, poi è stato fermato Ciceretti con 2 metri buono, Ciceretti 2 metri buono e andava verso la porta. C'è stato annullato un gol regolare, perché noi ci sa anche la possibilità di riguardarlo. Ora io, è antipatico, sta qui, cioè, poi lo stesso Marinelli ha decretato un'espulsione dopo che eravamo già in uno in meno, dopo aver subito un rigore, dopo una partita incredibile, perché il valore tecnico ci sembrava ovviamente volgere dalla nostra parte, e inequivocabilmente capovolto. Ora, sinceramente, probabilmente rispetto noi ambiente empolese, no, io, perché poi alla fine sono io quello responsabile, se sbaglia un mio collaboratore la colpa gli è mia, se ovviamente può darsi abbia anche sbagliato io, ora finché siamo in Serie A, poi alla fine la mia cultura sportiva mi dice che alla fine bisogna far finta di nulla, poi se uno in Serie B ci trattano peggio che in Serie A, io mi dispiace, perché nel mezzo della classe arbitrale ci sono delle persone, oltre arbitri bravi, ci sono anche delle persone splendide, per cui io usare questi termini mi rimane increscioso e irrispettoso verso tante splendide persone che conosco nella classe arbitrale. E vorrei oggi, mentre manifesto questa amarezza, anche chiedere scusa a loro, perché poi magari si sentono feriti, anche se incolpevoli. Perché, ripeto, potrei elencare decine di persone che, oltre ad essere arbitri bravi, sono anche delle persone speciali. E questo ha la sua valenza, vale essere arbitri bravi come delle persone speciali. Oggi abbiamo un arbitro, diciamo, anche lui, un professionista, una persona seria, che è incappato, però ora io, alla fine, se l'elenco fu 10 partite in cui noi siamo usciti dal campo in cui ci sembra, diciamo, che c'è successo delle cose spesso inaccettabili, allora io ora ci penserò bene, perché ci devo pensare. Io non è che sia un esercizio facile vendere l'Empoli, però siccome io sono uno sportivo, sono un tifoso anche, oltre ad essere responsabile dell'Empoli, però se il problema sono io, siccome ho l'impressione che poi alla fine il problema sono io devo valutare questa cosa, perché noi vorremmo tutti, noi sportivi empolesi, mantenere l'Empoli nel professionismo, e se questa non è più la strada giusta, cioè la conduzione da parte mia, perché insomma, anche la mia persona dopo 30 anni al limite, mi sembrerebbe che se ho fatto male a fare qualcosa che mi venga detto, però magari ho fatto anche qualche cosina di positivo e di riconosciuto dalle varie componenti, per cui a questo punto è giusto pensare che ci debba essere qualcun altro forse più bravo di me, più educato di me o più rispettoso di me, perché qui non lo so, qui non vorrei usare parole, diciamo, eccessivamente tragiche, ma alla fine qui sembra che siamo entrati in guerra, ma noi questa guerra a questi livelli si perde, perché non abbiamo le armi per affrontare questa, perché più che fare delle squadre che anche oggi hanno espresso delle belle cose,
sul piano di gioco, e ma lascia perdere che poi c'è anche la fortuna sulla fortuna, perché mentre si domina si colpisce due pali e quegli altri ci fanno gol, e poi se rimane prima in 10, poi in 9, insomma guardatevi l'espulsione di Henderson, che poi alla fine è veramente da manuale, credo, per gli arbitraggi, perché forse potrebbe fare anche letteratura, perché i giovani arbitri possono anche così migliorarsi e apprendere quello che manca per affermarsi. Resta il rammarico, perché è vero, non si fa la lista degli episodi, l'elenco sarebbe lunghissimo. In un campionato così equilibrato un episodio rischia di portare una squadra ai playoff, tenerla fuori, portarla verso un certo tipo di finale stagione, o al contrario tenerla esclusa. Questo è un aspetto decisivo per una società che poi quest'anno abbiamo investito, abbiamo fatto la squadra di volta, abbiamo fatto tutta una serie di errori. Non è che poi noi si dà la colpa agli arbitri perché se non siamo contenti della nostra stagione, noi siamo consapevoli, cioè, voglio dire, uno della terna ha sottolineato che il nostro portiere ha fatto un mezzo errore su un gol, cioè mi sembra una difesa abbastanza così puerile, però sai, ognuno cerca di fare il possibile. Sicuramente si rivedranno le immagini, perché noi l'abbiamo visto a occhio nudo questi 4-5 episodi, e poi abbiamo avuto anche il conforto purtroppo anche delle immagini che ci siamo rivisti. Però il problema non è una gara sfortunata, non è un episodio di un arbitraggio o di una terna, più che altro, perché poi l'arbitro ha sbagliato questa grossa cosa, ha fatto un paio di errori anche lui poi alla fine, però mi sembrava avesse arbitrato fino al 75esimo in maniera esemplare, quindi erano stati gli assistenti, l'avevano portato fuori strada. Però non è il problema di una partita, qui il problema è che noi ovviamente, cioè, a noi ci riesce anche andare negli spogliatoi, come è successo a Spezia, andare da Di Battista e dargli la mano e dire complimenti, ti ho fatto un grande arbitraggio. Mi è successo l'anno scorso con Orzato, quando si è persa una partita decisiva, perché quando ovviamente c'è il valore anche di chi scende in campo e arbitra, a me piace riconoscerli che anche quando si perde che hanno espresso dei valori, e che, ripeto, questo così critica rispetto all'andamento, agli arbitraggi di oggi, l'unica cosa mi preoccupa, perché ho tante persone che mi hanno arbitrato spesso e ho perso, e che magari stimo lo stesso perché sono persone speciali. Ecco, l'unica preoccupazione è che queste parole possono andare a ferire loro, cosa che io vorrei evitare totalmente. C'è comunque un finale di campionato ancora tutto da vivere. C'è un campionato equilibrato, i playoff sono ancora lì a portata, l'Empoli ha tutte le carte per giocarsela in quella che diventa una settimana decisiva, a prescindere dall'amarezza e dalla rabbia di stasera, che è tanta. Sì, poi alla fine, se la dovessi dire tutti, si va a Salerno, in cui vivono le situazioni opposte da noi, perché poi alla fine noi ci sa la televisione, purtroppo è uno strumento a disposizione di tutti, per cui, cioè, per l'appunto è una nostra concorrente, e la battuta mi ci sta perché anche se magari può sembrare una battuta in più, mentre noi si vede quello che succede a noi, siamo anche in grado di vedere quello che succede a altri, e mi fermo qui, perché poi alla fine poi non voglio ovviamente offendere nessuno, perché poi alla fine sa cosa succede? Io non parlo mai, non dico mai nulla, alla fine si offende qualcuno. Io è 20 anni che no, cioè sarà 20 anni che non mi esprimo in maniera negativa nei confronti della arbitrale, però poi alla fine io sono costretto, perché poi alla fine sono al di là dei sentimenti miei, e bisogna porti anche i sentimenti del nostro ambiente, dei nostri tifosi, perché poi alla fine a Empoli spesso per queste cose qui mi danno anche di bischero, non vorrei che abbiano ragione a darmelo.